Laudentur Iesus et Maria e bentornati a tutti, amici e amiche carissimi. Siamo insieme per una nuova puntata appunto del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda. E siamo giunti alla puntata numero 10, come accennato. Ci siamo fermati la volta scorsa appunto con la visita che Gesù ha fatto fare anche a Giuda, ai suoi luoghi di nascita, alla grotta della Natività, dove ha tenuto quella straordinaria lezione sulle grandi virtù di estrema povertà che ha vissuto il Figlio di Dio nel venire al mondo. Evidentemente una lezione voluta perché Giuda non era certo un campione al riguardo, ma come ben sappiamo anche dai Vangeli era abbastanza avido di denaro, quindi c'era questa situazione che si portava dietro e una lezione di Gesù. Vado subito avanti. Oggi siamo al capitolo intitolato, come accennato in introduzione, il suo senso pratico è un suo gesto eroico. Comincio, come sempre, la lettura e poi il commento, mano a mano, che si rivelerà necessario durante la lettura. Le prime ore di un luminoso mattino d'estate, il cielo si pennella di rose in alcune sottili nuvolette che paiono sfilacciature di garza perse su un tappeto di raso turchese. Vi è tutto un cantare di uccelli già ebbri di luce. Gesù, con le braccia conserte al petto, guarda tutte queste liete bestioline e sorride. Già pronto, maestro? Chiede Simone alle sue spalle. Già pronto, gli altri dormono ancora? Sono giovani, mi sono lavato a quel rio, un'acqua fresca che snebbia la mente. Ora vado io. Mentre Simone, vestito solo di una corta tunichella, si lava e poi si riveste, spuntano Giuda e Giovanni. Dio ti salvi, maestro. Abbiamo fatto tardi? No, è appena mattutino, ma ora fate presto e andiamo. I due si lavano e poi si mettono tunica e mantello. Gesù, prima di incamminarsi, strappa dei fioretti nani fra le crepe di due massi e li pone in una scatoletta di legno in cui sono già altre cose che non distingo bene. Spiega: li porterò alla madre, li avrà cari. Andiamo. Dove, maestro? A Betlemme. Ancora. Mi pare che non ci sia buon'aria per noi. Non importa, andiamo, voglio farvi vedere dove scesero i magi e dove ero io. Quindi, seconda visita a Betlemme, stavolta nel luogo della visita dei magi. Allora, senti, scusa, sai, maestro, ma lascia che parli. Facciamo una cosa: a Betlemme e nell'albergo, lascia che sia io quello che discorre e chiede. Sta parlando Giuda, ovviamente. Per voi Galilei non c'è molto amore in Giudea, e qui meno che altrove. Anzi, facciamo così: tu e Giovanni apparite Galilei anche alla veste, troppo semplice. E poi, quei capelli, perché vi ostinate a tenerli così lunghi? Io e Simone vi diamo il mantello e prendiamo il vostro. Tu, Simone, a Giovanni, io al maestro. Ecco, così, vedi? Sembrate subito un poco più giudei. Ora questo. E si leva il copricapo, un telo a righe gialle, marroni, rosse, verdi come il mantello, tutte alternate, tenuto a posto da un cordone giallo, e lo mette sul capo di Gesù e lo accomoda lungo le guance per celare i lunghi capelli biondi. Giovanni prende quello verde scurissimo di Simone. Ora va meglio. Io ho il senso pratico. Gesù risponde: sì, Giuda, tu hai il senso pratico. È vero, guarda però che non superi l'altro senso. Quale, maestro? Il senso spirituale. No, ma in certi casi è bene essere politici, più di ambasciatori. E senti, sii buono ancora, è per tuo bene. Non mi smentire se dirò delle cose
delle cose non vere, ecco. Che vuoi dire? Perché mentire? Io sono la verità e non voglio menzogna né in me né intorno a me. Oh, ma non dirò che mezze menzogne. Dirò che siamo tutti di ritorno da luoghi lontani, dall'Egitto magari, e che vogliamo avere notizie di cari amici. Dirò che siamo giudei di ritorno da un esilio. In fondo in tutto c'è un poco di vero. E poi parlo io bugie in più, bugie in meno. Ma Giuda, perché ingannare? Lascia perdere, maestro. Il mondo si regge sugli inganni e sono necessari qualche volta. Bene, per farti contento dirò solo che veniamo da lontano e che siamo giudei. Questo è vero per 3 su 4. E tu, Giovanni, non parlare mai, eh? Ti tradiresti? Starò zitto. Poi, se le cose si mettono bene, allora diremo il resto. Ma ci spero poco. Sono astuto e sento a volo. Lo vedo, Giuda, ma preferirei fossi semplice. Serve poco. Nel tuo gruppo io sarò quello delle missioni difficili. Lasciami fare. Gesù è poco propenso, ma cede. Prima breve sosta. Fate caso, io questa è una cosa, lo racconto sempre, che mi colpì particolarmente. Negli scritti di Maria Valtorta, ma non penso che sia necessario ricordare gli scritti di Maria Valtorta, Gesù è sempre estremamente sensibile al tema della verità e della menzogna. Non vuole che si menta per nessun motivo. Nemmeno dicendo le cosiddette mezze verità. E la giustificazione è questa. Io sono la verità, con la V maiuscola, e non voglio menzogna né in me né intorno a me. Dobbiamo imparare tutti, figlioli miei cari, a non mentire. Perché l'ottavo comandamento proibisce la menzogna. È vero che la bugia di scusa è proprio il classico esempio di scuola del peccato veniale, ma il peccato veniale noi non dobbiamo commetterlo volontariamente. Perché il peccato veniale commesso volontariamente non fa perdere la grazia di Dio, ma la fa diminuire. Uno, offende Dio. Due, fa diminuire e fa raffreddare la carità. Tre, e merita il purgatorio. Quattro, e predispone al peccato mortale quando è, come dire, commesso con nonchalance e prolifera. Cinque, non lo so se bastano. Penso che siano più che sufficienti motivazioni. Quindi è chiaro che noi non siamo tenuti a dire, perdonatemi se faccio una piccola parentesi, diciamo così, formativa, però queste sono appunto catechesi, quindi è necessario. Noi non siamo tenuti a dire gli affari nostri, né tantomeno siamo tenuti a dire tutto a tutti. E possiamo e dobbiamo difenderci, evidentemente, soprattutto dall'indiscrezione, con le armi consuete. Quando viene fatta una domanda diretta, indiscreta, cosa che non si deve mai fare, lo raccomando. Sapete, c'è tanta gente che dice, ti voglio come padre spirituale, posso essere tuo figlio spirituale. Io rispondo sempre come padre Pio. Dico, lo puoi essere purché non mi fai vergognare. Quindi, ecco, se facciamo così, così, ecco, chi vuole essere mio figlio spirituale, per favore, si guardi dall'indiscrezione, cioè perché l'essere indiscreti non ha niente a che fare con nemmeno con l'amicizia santa. Perché l'ho detto anche durante la meditazione di questa mattina, ma qui mi viene di nuovo offerta l'occasione, cioè tra amici santi non si fanno domande indiscrete. È chiaro che tra amici santi si parla, quindi volontariamente si faranno delle confidenze, quindi si comunicherà appunto volontariamente, spontaneamente, delle zone, diciamo così, della propria privacy, che ordinariamente sono occulte al prossimo. Ma un'altra cosa, se io scelgo di dirti una cosa e tu da amico l'accogli, oppure tu vai a fare una domanda diretta sugli affari miei, quello non si fa. Allora, che faccio se mi viene fatta una domanda a cui io non voglio rispondere? Mento? No. Allora, la prima cosa che si fa è si svicola, quindi si fa finta di non aver sentito, oppure
si è generici oppure ci si mostra un po' scocciati, svicolando un po', sperando che l'interlocutore capisca. Dopodiché, che facciamo? Se l'interlocutore non capisce, bisognerà trovare il modo, perché non si può mentire, anche ricorrere alla cosiddetta riserva mentale, cioè io do un senso, alla risposta diverso, ecco, da quello che sarebbe. Dice, sì, veniamo tutti quanti da lontano e siamo giudei. È vero per 3 su 4. Allora, sì, che vengono da lontano, sì, però, cioè, la riserva mentale è possibile utilizzarla in maniera lecita proprio quando si tratta di situazioni borderline e quando non c'è altro modo per difendersi e anche, come dire, dover smascherare il fatto che non si vuole dire il vero sarebbe troppo complicato. Ci sono, diciamo, di mezzo questioni molto, molto gravi, molto, molto importanti. Ma in casi di questo genere, a un certo punto bisogna anche dire, dice, guarda fratello mio, guarda sorella mia, ti prego di mantenere il rapporto su un certo livello e di non fare, insomma, domande indiscrete o invadenti, perché questo, insomma, non è una cosa bella, inventarsi qualcosa, insomma, per trasmettere questa cosa. Ecco, in ogni caso è chiaro da questo primo esempio fatto da Gesù e anche dalla sua manifestazione netta di disapprovazione, che lo stile della doppiezza e della falsità e della menzogna non ha niente a che fare con la legge di Dio e con il Vangelo. E quindi dobbiamo imparare, piano piano, perché si impara, la grande arte del dire sempre il vero, ovviamente senza mai dire tutto e meno che mai a tutti. Ecco. Ok? Solo quando c'è un segreto di ufficio. Per esempio, se a me una persona mi chiede che cosa ha detto Tizio in confessione, la risposta è non lo so, ma questa non è una menzogna, perché quello che accade in confessione è accaduto solo tra me e Dio. Quindi, fuori di questo tipo di rapporto, appena mi tolgo la stola, io posso dire senza mentire non lo so, perché è vero. Sapete che un sacerdote non può parlare nemmeno con il penitente di cose udite in confessione, a meno che non ne abbia avuto autorizzazione espressa da parte del penitente, ma qualcuno dice, io non è che sono abbastanza d'accordo, quindi non proprio, che anche in questo caso sarebbe meglio evitare, perché è comunque una mancanza di rispetto nei confronti del sacramento e della sua sacralità. Quindi, vabbè, comunque non mi fermo perché sennò si divaga un po' troppo, tanto penso che il concetto sia chiaro. Quindi questi vanno, girano lungo le rovine. Salto qualcosa di descrittivo che non è tanto importante. Insomma, c'era molta folla. È giorno di mercato, dice Simone. La porta, anzi, il portone dell'albergo è spalancato e ne esce una fila di asini carichi di mercanzie. Giuda entra per primo, si guarda intorno, afferra altezzoso un piccolo stalliere sporco e scamiciato, ossia con una sola sottoveste che senza maniche e corta al ginocchio, e urla: Servo, il padrone, subito, va svelto che io non sono uso ad aspettare. Il ragazzo va di corsa tirandosi dietro una scopa di fascina. Gesù interviene. Ma Giuda, che modi! Zitto, maestro. Lasciami fare. Ci devono credere ricconi e di città. Stanno veramente delle macchiette a volte in questi episodi. Corre il padrone che si spezza la schiena in inchini davanti a Giuda. Imponente nel mantello rosso cupo di Gesù, sulla sua ricca veste giallo-oro, tutta cintura e frange. Noi veniamo da lontano, uomo, giudei delle comunità asiatiche. Perseguitato questo, di nascita betlemita, ricerca i suoi cari amici di qui. E noi con lui veniamo da Gerusalemme, dove abbiamo adorato l'Altissimo nella sua casa. Puoi ragguagliarci? Signore, il tuo servo. Tutto per te, ordina. Vogliamo sapere di molti, e specie di Anna, la donna che aveva casa di fronte al tuo albergo. Oh, infelice, Anna non la troverete più che nel seno di Abramo, e i suoi figli con lei. Morta? Perché?
Ma non sapete dell'eccidio di Erode? Tutto il mondo ne parlò e anche il Cesare lo definì porco che si nutre di sangue. Che ho detto, non mi denunciare, sei proprio giudeo? Ecco il segno della mia tribù, sicché parla. Anna è stata uccisa dai soldati di Erode, con tutti i suoi figli, meno una. Ma perché? Era tanto buona. La conoscevi? Benissimo! Giuda mente spudoratamente. Quindi, vedete, ha perfettamente colto le esortazioni del maestro, no? Fu uccisa per aver ospitato quelli che si dicevano padre e madre del Messia. Vieni qui in questa stanza, i muri hanno orecchie e parlare di certe cose è pericoloso. Entrano in una stanzetta scura e bassa. Siedono su un basso divano. Ecco, io ho avuto buon naso, non sono alberghiere per nulla. Sono nato qui, figlio di figli di alberghieri. Ho la malizia nel sangue e non li ho voluti. Forse un buco per loro l'avrei trovato, ma Galilei, poveri sconosciuti. Eh no, Ezechia non ci casca. E poi sentivo che erano diversi. Quella donna degli occhi, un che, no, doveva avere il demonio in sé parlargli. E ce l'ho portato qui. A me no, ma in città. Anna era più innocente di una pecorella e li ha ospitati pochi giorni dopo con il bambino ormai. Dicevano che era il Messia. Oh, quanti denari ho fatto in quei giorni, altro che censo. Venivano anche quelli che non avevano da venire per il censo, venivano fin dal mare, fin dall'Egitto a vedere e per mesi che guadagno ho fatto. Per ultimi sono venuti tre re, tre potenti, tre maghi. Che so, un corteo, non finiva più. Mi hanno preso tutte le stalle e hanno pagato in oro tanto fieno da bastare per un mese. E poi sono andati via il giorno dopo lasciando tutto lì. E che regali agli stallieri, alle donne e a me. Oh, io del Messia, vero o falso che fosse, non ne posso dire che bene. Mi ha fatto guadagnare monete a sacchi. Disastri non ne ho avuti. Morti neppure, perché avevo appena preso moglie, quindi. Ma gli altri. Vorremmo vedere i luoghi della strage. I luoghi? Ma tutte le case furono luogo di strage. Per miglia intorno a Betlemme vi furono morti. Venite con me. Salgono su una scala, montano su un terrazzone sul tetto. Dall'alto si vede molta campagna e tutta Betlemme stesa come un ventaglio aperto sulle sue colline. Vedete i punti rovinati? Lì furono arse anche le case perché i padri difesero i figli con le armi. Vedete là quella specie di pozzo coperto di edera? Quella è il resto della sinagoga, bruciata con l'archisinagogo che aveva asserito essere quello il Messia. Bruciata dai superstiti, pazzi per la strage dei figli. Ne abbiamo avute delle noie dopo. E là, e là, e là, vedete quei sepolcri? Sono delle vittime. Paiono pecorelle sparse fra il verde a perdita d'occhio, tutti innocenti e padri e madri degli stessi. Vedete quella vasca? Era rossa la sua acqua. Dopo che i sicari si ebbero nettate armi e mani in essa. E quel rio qui dietro, l'avete visto? Era rosa per il gran sangue che aveva raccolto dalle cloache. E lì, ecco, lì di fronte, quello è quanto rimane di Anna. Gesù piange. La conoscevi bene? Risponde Giuda. Era come una sorella per sua madre. Vero amico? Gesù risponde solo: sì, capisco, fa l'alberghiere e resta pensieroso. Giuda si china, Gesù si china a parlare piano con Giuda. Il mio amico vorrebbe andare a vedere quelle rovine, dice Giuda. E ci vada, sono di tutti. Scendono, salutano. L'oste resta deluso, forse sperava guadagno. Traversano la piazza, salgono sulla superstite scaletta. Da qui, dice Gesù, mia madre mi fece salutare i magi e da qui scendemmo per andare in Egitto. Della gente guarda i quattro sulle rovine. Uno interroga: parenti dell'uccisa? Amici. Una donna urla: non fate del male almeno voi alla morta, come gli altri suoi amici lo fecero alla viva e poi scapparono in salvo. Gesù è dritto sul ballatoio contro il muretto che lo limita, alto perciò sulla piazza di un 2 metri circa, col vuoto di dietro.
Un vuoto solare che lo inimba tutto e lo fa ancora più, candida la veste di lino candidissimo che lo copre da sola. Ora che il mantello è scivolato giù dalle spalle e sta ai piedi di lui come una base multicolore. Dietro ancora lo sfondo verde spettinato di ciò che era l'orto e il campo di Anna, ora inselvatichito e sparso di macerie. Gesù stende le braccia. Giuda vede, che vede il gesto, dice: Non parlare, non è prudente. Ma Gesù empie la piazza della sua voce potente e dice: Uomini di Giuda, uomini di Betlemme, udite, o voi donne della terra sacra Rachele, udite un che da Davide viene, che perseguitato ha sofferto, che fatto degno di parlare, parla per darvi luce e conforto. Udite. La gente cessa di vociare, comperare si affolla. È un rabbi, viene da Gerusalemme, certo. Chi è? Che bell'uomo, che voce, che modi. Se è progenie di Davide. Nostro allora, udiamo, udiamo. Tutta la piazza è ora contro la scaletta che pare un pulpito. Gesù parla e dice: Nella Genesi è detto: Io porrò inimicizia tra te e la donna, essa ti schiaccerà il capo e tu la insiderai nel calcagno. E ancora è detto: Io moltiplicherò i tuoi affanni e le tue gravidanze. E la terra produrrà triboli e spine. Questa la condanna dell'uomo, della donna e del serpente. Venuto da lontano a venerare la tomba di Rachele, ho udito nel vento della sera, nella rugiada della notte, nel pianto dell'usignolo al mattino, ripetersi il singhiozzo di Rachele antica, ripetuto da bocche e bocche di madri di Betlemme, nel chiuso dei sepolcri o nel chiuso dei cuori. Ed ho sentito ruggire il dolore di Giacobbe nel dolore dei vedovi consorti, senza più sposa perché il dolore l'ha uccisa. Piango con voi, ma udite, fratelli della mia terra. Betlemme, terra benedetta, la più piccola delle città di Giuda, ma la più grande agli occhi di Dio e dell'umanità, perché culla del Salvatore, come dice Michea, appunto perché tale, perché destinata ad essere il tabernacolo su cui si sarebbe posata la gloria di Dio, il fuoco di Dio, il suo incarnato amore, ha scatenato l'odio di Satana. Porrò inimicizia fra te e la donna, essa ti terrà sotto il suo piede e tu insiderai il suo calcagno. Quale inimicizia più grande di quella che ha per meta i figli, il cuore della donna? E quale più forte piede di quello della madre del Salvatore. Ecco perciò che naturale fu la vendetta di Satana, vinto il quale no, non al calcagno, ma al cuore delle madri, per la madre avventò la sua insidia. Oh, moltiplicati affanni del perdere i figli dopo averli partoriti. O tremendi triboli dell'aver seminato e sudato per la prole ed essere padre senza più prole. Ma giubila, Betlemme, il tuo sangue è più puro, il sangue degli innocenti ha fatto via di fiamma e porpora al Messia. La folla, che è andata sempre più rumoreggiando da quando Gesù ha nominato il Salvatore e poi la madre dello stesso, ora ha un più chiaro indizio di agitazione. Giuda dice: Taci, maestro, e andiamo. Ma Gesù non lo ascolta. Continua: Al Messia, che la grazia del Padre Dio salvò dai tiranni per conservarlo al popolo per sua salvezza, e una stridula voce di donna grida: Cinque ne avevo partoriti. E più nessuno è nella mia casa. Misera me! E urla istericamente. È l'inizio della gazzarra.
Un'altra si voltola nella polvere, si lacera le vesti, mostra una mammella mutilata nel capezzolo e urla: «Qui, qui su questa poppa me l'hanno sgozzato il mio primogenito. La spada gli ha reciso la faccia insieme al capezzolo mio. Oh, il mio Eliseo!» Interviene un'altra: E io, eccola la mia reggia, tre tombe in una, vegliate dal padre, marito e figli insieme. Ecco, se c'è il Salvatore, mi renda i figli, mi renda lo sposo, mi salvi dalla disperazione, da Belzebù mi salvi». Poi commentiamo, tutte queste robe. Urlano tutti: «I nostri figli, i mariti, i padri, li renda se c'è!» Gesù agita le braccia imponendo silenzio. «Fratelli della mia terra, io vorrei rendervi alla carne, anche alla carne, figli, ma io ve lo dico, siate buoni, rassegnati, perdonate, sperate, gioite in una speranza, in una certezza giubilate, presto riavrete i vostri figli, angeli nel cielo, perché il Messia sta per aprire le porte dei cieli, e se giusti sarete, la morte sarà vita che viene e amore che torna». «Ah, sei tu il Messia? In nome di Dio, dillo!» Gesù abbassa le braccia col suo gesto così dolce e mansueto che pare un abbraccio e dice: «Lo sono. Via, via, per tua colpa allora!» Vola un sasso fra fischi e dileggi. Giuda ha uno scatto bello. Oh, fosse stato sempre così. Si butta davanti al maestro, ritto sul muretto del poggiolo, a manto spiegato, e riceve imperterrito i colpi di pietra. Ne sanguina anche e urla a Giovanni e Simone: «Portate via Gesù dietro quelle piante. Io verrò, andate in nome del cielo!» E alla folla: «Idrofobi cani! Sono del tempio! E al Tempio e a Roma vi denuncerò!» La folla ha un attimo di paura, ma poi riprende la sassaiola, per fortuna maldestra, e Giuda imperterrito la riceve rispondendo con contumelie alle maledizioni della folla. Anzi, afferra a volo un sasso e lo spedisce sulla testa di un vecchietto urlante come una gazza spennata viva. E siccome tentano di dare la scalata al suo piedistallo, svelto raccoglie un ramo secco che è al suolo, ora sceso dal muretto, e lo rotea sulle schiene, teste, mani, senza pietà. Accorrono delle milizie e con le lance si fanno largo. «Chi sei? Perché questa rissa?» «Sono un giudeo assalito da questi plebei. Era con me un rabbi noto ai sacerdoti. Parlava a questi cani. Si sono scatenati e ci hanno assaliti.» «Chi sei?» «Giuda di Kerioth. Già del Tempio, ora discepolo di Rabbi Gesù di Galilea, amico del fariseo Simone, del sadduceo Giocana, del consigliere del Sinedrio Giuseppe di Arimatea, e infine, ciò lo puoi confrontare, di Eleazar Benanna, il grande amico del proconsole. Verificherò dove vai col mio amico a Kerioth e poi a Gerusalemme. Vai, noi ti difenderemo le spalle.» Giunta allunga delle monete al soldato. Deve essere cosa illecita, ma usuale, perché il milite prende, svelto e guardingo, saluta e sorride. Giuda balza giù dal suo podio, va a salti per il campo incolto, raggiunge i compagni. «Sei molto ferito?» dice Gesù. «Roba da niente, maestro. Poi per te le ho anche date, però, Devo essere tutto sporco di sangue.» «Sì, sulla guancia. Qui vi è un filo d'acqua. Giovanni bagna un piccolo telo e lava la guancia di Giuda.» «Mi spiace, Giuda, ma vedi, anche a dir loro che si era giudei, secondo il tuo senso pratico, bestie sono. Credo che ti sarai persuaso, maestro, e che non insisterai.» «Oh no, non per paura, ma perché è inutile per ora. Quando non ci vogliono, non si maledice, ma ci si ritira pregando per i poveri folli che muoiono di fame e non vedono il pane con la P maiuscola. Andiamo per questa via remota. Credo si possa prendere la strada di Hebron. Dai pastori se li troveremo.» «A prendere altre sassate?» dice Giuda. «No,
A dire loro sono io. E allora, certo ci bastonano. Soffrono da 30 anni per causa tua. Vedremo. Vanno per un folto boschetto ombroso, fresco e riperto di vista. Il viaggio prosegue alla ricerca dei pastori della Natività, di quelli ancora viventi per età, sopravvissuti alle persecuzioni, che Gesù ritroverà saldi nella fede, ansiosi di vedere manifestato il Messia. Bene, ho preferito leggere fino alla fine, quindi lasciare adesso un pochino di spazio, non troppo lungo al commento, perché mi sembrava opportuno giungere appunto al termine di questo brano. Allora, cose da notare, va bene. Il comportamento, vedete, ambivalente, alternato di Giuda, che alternava dei momenti del tutto out, abbiamo visto come contravviene alle raccomandazioni del maestro, in primis, con il suo fare, diciamo così, altezzoso e all'inizio non proprio falso, ma quantomeno ambiguo, fino poi a giungere alla menzogna spudorata, come abbiamo sentito. Ecco, però, Maria Valtorta stessa nota, fosse sempre stato così, ha un attimo di generosità. Infatti il paragrafo si chiama "Un suo gesto eroico". Il suo senso pratico è un suo gesto eroico. Poi parleremo del senso pratico. Si è preso le sassate destinate al maestro. Ricordiamo questo episodio perché verrà il giorno in cui Giuda glielo rinfaccerà a Gesù, questo suo gesto del tutto volontario, solo che quando sarà rievocato sarà passato molto tempo da questa puntata, sperando che ancora avremo la possibilità di proseguire questo ciclo di catechesi. Speriamo, insomma, se Dio vuole. Ecco, però, cosa molto importante, questo gesto eroico è, come dire, è un gesto sporadico, quindi sono i momenti in cui affiorava, diciamo così, la coscienza di Giuda, quella parte buona. Questo è un tema a cui vi invito di fare estrema attenzione. E su cui Gesù, pur sapendo in quanto Dio di non potersi illudere, però ha cercato di fare il possibile per lavorarci e per reincallare Giuda verso un cammino retto e santo. Questo, amici cari, ci testimonia che, numero uno, non esiste mai una persona in questo mondo, fino a quando rimane in questo mondo, che sia completamente cattiva. E quindi che sia, almeno in linea teorica, irrecuperabile. Non è che noi siamo irrecuperabili perché lo siamo. No, si diventa irrecuperabili quando lo si vuole essere. Giuda questo avrebbe fatto. Ma questi sprazzi di luce fanno capire come in lui la coscienza c'era e ogni tanto si manifestava. La sua salvezza sarebbe stata assecondare, seguire questi buoni impulsi e non semplicemente sporadicamente sul momento, poi utilizzarli per iniziare un lavoro metodico, forse anche faticoso, laborioso su se stesso, per distruggere quelle inclinazioni cattive che lo avrebbero portato, come conseguenza ultima, al tradimento, ma prima di questo, a condurre una vita estremamente disordinata, come avremo modo di vedere nel corso di questa trattazione. Quindi, a proposito del suo senso pratico, l'abbiamo visto, ricordiamo sempre il monito di Gesù, che cerca, se possibile, fino a dove è possibile, di non mortificare, ammonendolo dicendo: bada che questo non superi l'altro senso, che è quello spirituale. Allora,
Giuda chiaramente per senso pratico, lo vedremo anche in altre circostanze, intendeva appunto quel modo di fare molto eufemisticamente parlando, potremmo chiamarlo mondano, ma non è semplicemente mondano, proprio è basso. E Gesù chiaramente rifugge da questo stile e questo stile rifugga anche da noi. Senso pratico lo lasciamo perdere. Invece da coltivare, e magari fosse coltivato un po' di più, non nel senso pratico, ma quello che si chiama comunemente il buon senso, che purtroppo difetta sempre un po', e sarebbe bene invece che ce ne fosse un po' di più. Volevo poi dire qualcosa su quello che Gesù ha fatto, e fare anche su quello che Gesù ha fatto e su quello che Gesù ha detto, andando contro prima i consigli di Giuda e poi l'esortazione, nel senso che anche quando ha visto che le cose si mettevano male, lui stava cercando di terminare il discorso. Un discorso molto significativo, con vari passaggi che spero che abbiamo colto, comunque ci provo ad evidenziarli. Gesù inizia a parlare ricordando il proto-Vangelo. Nella Genesi ha detto: io porrò inimicizia tra te e la donna. Praticamente Gesù spiega la strage degli innocenti partendo da questo versetto. La vendetta di Satana. Attenzione, causata, lo dice proprio Gesù, dalla presenza di Maria. E causata dal fatto, vedete, non al calcagno ma al cuore delle madri, per la madre avventò la sua insidia. E anche Betlemme ha passato i guai che ha passato, quindi la vendetta di Satana, per essere stata eletta ad essere la patria del Messia. Dice, appunto perché tale, perché destinata ad essere il tabernacolo su cui si sarebbe posata la gloria di Dio, il fuoco di Dio, il suo incarnato amore, ha scatenato l'odio di Satana. Ora però quello che Gesù dice, e questo è quello che ha scatenato la reazione umana dei betlemiti, le classiche reazioni umane, Gesù qui però sposta il discorso sul piano soprannaturale. Cioè, allora ci sono molte valenze. Quando Satana punta qualcuno e gli si scatena contro, dobbiamo sempre tenere presente una cosa: Satana non fa guerre inutili. Inutili significa, uno, non andrà mai a fare una guerra contro uno che è già suo, perché se è già suo, che guerra gli deve fare? Uno, ovvio, no? Secondo, non fa guerre inutili nel senso che scatena il finimondo quando ritiene il destinatario di questa guerra un qualcuno di pericoloso per il suo regno. Per cui, questo è un dato biblico, le tribolazioni, le persecuzioni sono segno di elezione. E noi dobbiamo avere la capacità di leggere gli eventi in maniera soprannaturale, cioè non semplicemente col senso pratico o col senso umano. Io avevo cinque figli, mi sono morti tutti e cinque alla faccia del Messia. Certo che questo è umanamente comprensibile. Ma Gesù, attenzione, che cosa vogliamo dire? Che Gesù non si mostra empatico? Dai, proviamo un attimo a ripercorrere il discorso che lui ha fatto, no? Ma poverina, sta povera gente sta soffrendo, taci, no? Gliel'ha detto Giuda, gliel'ha detto. Ha taciuto Gesù? No. Ha detto delle cose politicamente corrette, diciamo così. Vi sembrano politicamente corrette queste cose qui? No.
Ha detto delle cose che avrebbero messo a rischio proprio anche la sua persona per averle dette? Sì. E il rischio si è manifestato reale perché li hanno presi a sassate. Hanno sortito effetto positivo le cose che ha detto Gesù? Al momento no. E lui spiega perché. Dice: io mi fermo non per paura, ma perché al momento qui ci sono dei cuori, li ha definiti, per i quali parlare è inutile. Allora, sono tanti gli insegnamenti di questo brano. Tremendi triboli dell'aver sudato e seminato per la prole, ma giubila Betlemme, il tuo sangue più puro, il sangue degli innocenti, ha fatto via di fiamme e purpura al Messia. Qualche giorno fa abbiamo fatto una meditazione analoga, beh, per chi le segue, dagli scritti di Suor Cecilia Bai. Lì Gesù è ancora più forte, diciamo così, nel qualificare questo episodio. Cioè, beati loro e beate le madri. Cioè, uno sente una roba del genere, immaginate, cioè, è Gesù che sta parlando, è il Signore. Cioè, vi immaginate se oggi, no, facciamo un po' di provocazione, un vescovo facesse un discorso del genere? Ma minimo che succede, non è che va su tutti i giornali, rimbalza su tutti i social network, su tutti i telegiornali, da tutto il mondo. Come persona, per fargli un complimento, ditemi se sbaglio, eh. Dopo ci sono le domande per chi sta in diretta. Ditemi se non siete d'accordo. Avete sentito che ha detto Gesù? Cioè, beata te Betlemme, perché essendo la parte del Messia, si è scatenato contro di te Satana, però il sangue più puro, il sangue degli innocenti, di bambini piccoli, ha fatto via di fiamme e porpora al Messia. Io vorrei tanto sentirlo un vescovo che fa un discorso di questo genere, sfidando il politicamente corretto di oggi. Sbaglio? Però, com'è lo stile di Gesù? Sì, oggi che è stata messa in questo giorno, oggi è lunedì santo, capite? Questa occasione avrà sentito che Gesù non alza il tono della voce. Non fa udire in piazza la sua voce, è mansueto, è mite, non spezza la canna incrinata, sì, va bene. Ma proclamerà il diritto con fermezza, cioè proclamerà ciò che è giusto e ciò che è da dire. E ciò che è da dire è che quell'evento umanamente, evidentemente drammatico, agli occhi di Dio ha un'altra qualificazione. Questa dimensione del cristianesimo oggi purtroppo è ottenebrata, è oscurata. Perché? Perché c'è questa malattia, c'è questa follia, questa è figlia del modernismo, di voler, è impossibile mettere d'accordo il cristianesimo con il buonsenso umano. Con lo spirito del mondo, con il modo di pensare e di ragionare comune. Questo non è possibile, questo qui. Non è possibile. Perché ciò che è nato dalla carne è carne, dirà Gesù a Nicodemo, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. San Paolo dice un'altra cosa, dice la stessa cosa. L'uomo carnale non comprende le cose dello spirito. Esse sono follia per lui. Eccolo l'attuazione pratica. Non è follia dire, ripeto ancora, giubila Betlemme. Ma come giubila? Si è sentito un grido e un pianto inestinguibile. Quello ha detto cinque, cioè, quello mi ha ammazzato il soldato, mi ha dato una spadata, mi ha sgozzato il figlio portandogli via mezzo seno. Giubila, rallegrati.
Il tuo sangue più puro è il sangue degli innocenti, ha fatto via di fiamme e porpora al Messia. Quell'altra, cinque figli io ci avevo, tutti e cinque secchi. Se c'è il Messia, me li faccia riavere. I classici argomenti anche come dire, dell'uomo comune, dell'uomo della strada, no? Ah sì, c'è Dio, e allora mi renda questa cosa che mi è stata tolta con ingiustizia, mi faccia questa grazia, mi faccia questo miracolo, eccetera, eccetera. Quante volte abbiamo sentito questi discorsi? Gesù dice: io vorrei rendervi alla carne, anche alla carne, i figli. Ma non lo fa, perché non si può. E che cosa dice? Io ve lo dico, siate buoni, rassegnati, perdonate, sperate, gioite in una speranza, anzi in una certezza, giubilate. Quindi, perdonare chi ha fatto una roba del genere? Sì, disse Gesù, perdonarlo. Rassegnarsi alla divina volontà? Sì, che ha permesso questi sentieri così insanguinati, possiamo chiamarli così? Sì. E poi la speranza soprannaturale, cioè, presto riavete i vostri figli, angeli del cielo, perché il Messia sta per aprire le porte dei cieli, e se giusti sarete, la morte sarà vita che viene e amore che torna. Allora, la dimensione su cui Gesù evidentemente cerca di aprire le menti è quella soprannaturale. Amici miei cari, non esiste il cristianesimo senza visione soprannaturale, senza coscienza che noi non siamo fatti soltanto per questo mondo e per questa vita, ma anche per l'altro. Che esiste la vita eterna, noi qui siamo di passaggio. Oggi ho saputo che una persona che conosco, X, un sacco di soldi, ma proprio un'autotreno, una carretta, giovane, relativamente giovane, è in fin di vita. Tumore, che ci fa con tutti i soldi che c'ha? Che cosa ci fai? Che cosa ci fai? Niente. Niente. Non si può vivere una vita cristiana senza pensare alla vita eterna. Il cristianesimo non è, cioè, noi non siamo cristiani perché, cioè, gli unici problemi del mondo quali sono? La povertà, perché tutte quante cose sacrosante, no? Mo ci stanno il clima, il clima, l'economia, diciamo, la guerra. Figlioli miei cari, per carità, non è che queste cose non sono problemi, certo che sono problemi, vanno affrontati. Evidentemente, anzitutto, da chi ha il compito di affrontare queste cose, che sono le autorità civili. D'accordo? Ma la Chiesa c'ha sempre il compito di aprire il cielo, di aprire gli orizzonti al cielo, di dare una lettura soprannaturale delle cose, di ricordare agli uomini che non siamo fatti per questo mondo. Come disse la Madonna a Santa Bernadette, voi non siete stati fatti per questa vita, ma per l'altra, qui siete soltanto di passaggio. La vita terrena è quasi finita, la Quaresima, ma che cos'è? È il tempo della prova, è il tempo per guadagnarsi il paradiso, figlioli miei cari. Perché qui ci staremo 70 anni, 80, 100 a sermoneta, che sono tutti quanti quasi centenari. C'è qualcuno che gli piacerebbe campare fino a 100 anni? A me? Per niente, detto proprio fra me e voi, proprio per niente. Però se qualcuno ha tante aspirazioni, ma dopo 100 anni tu sei morto. E dopo la morte non è che non succede niente o che tutti quanti andiamo allo stesso posto, qualunque cosa abbiamo fatto. Non è vero questo qui. Proclamerà il diritto con fermezza. Non è vero. Vogliamo dare le sassate? E diamo le sassate. La giustizia di Dio esiste. I peccati hanno una conseguenza, hanno una retribuzione, un castigo temporale per correggersi o eterno per incorreggibili.
Questa è una verità di fede, non impugnabile, può far storcere la bocca a qualcuno, la storca pure. Io questo dico con tutta la Chiesa e con tutti i santi, e questo dirò finché campo, a meno che non impazzisco e non perdo il senno. Quindi questo discorso di Gesù è proprio un esempio del politicamente non corretto. Quindi Gesù era tutt'altro che diplomatico. Era mite, era buono, ma io sinceramente leggendo questa cosa anche io me lo confesso, cioè, perché non è che io sono arrivato, cioè dico, ma forse non era tanto, cioè, apparentemente non sembra opportuno, cioè tu che vai, cioè questi qua stanno ancora col dente avvelenato, stanno ancora neri di quello che è successo e tu gli fai un discorso del genere. Però l'ha fatto. Mo, diciamo un attimo, no? Cioè, c'ho ragione io o c'ha ragione Gesù Cristo? Quindi, se l'ha fatto, io devo, come dire, resettare i miei schemi mentali, perché c'ha ragione lui. Quindi, devo, non è che devo mettermi a giudicare quello che fa lui come faceva Giuda. Ah, che ti metti a fare un discorso del genere. Ma se lo ha fatto, che cosa mi sta insegnando il Signore? Perché l'ha fatto? Quindi cosa vuole far capire con questa cosa? Capite? Che il politicamente corretto non è una cosa che funziona. È che la verità va detta, anche quando ci si trova in contesti in cui... Poi, quando si vede, dopo comunque averla detta, che non c'è aria, perché ci sono chiusure totali, ah, uno se ne va, prega per quelli che non ascoltano e se sarà il caso ritenterà quando sarà più fortunato. Ma la verità si deve dire però. Non bisogna avere paura. Hai visto quando... Cosa risponde Gesù? Dice, bestie sono, credo che ti sarai persuaso e che non insisterai. Oh no, risponde lui, non per paura, ma perché è inutile per ora. Quindi non si tace la verità per paura delle conseguenze che dire la verità ci potrebbe arrecare, comprese le sassate o le critiche o i pubblici dileggi. Si faccia pure, d'accordo? Non dobbiamo avere mai paura di queste cose qui. Quello di cui dobbiamo temere, ce l'ha detto Gesù nel Vangelo, temete colui che ha il potere di far perire il corpo e l'anima nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. Questo è Vangelo, questo qui, quindi non è proprio Vangelo, Vangelo citato alla lettera a memoria. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, dice Gesù, e poi non possono fare più nulla. Che succederà? Al massimo succede, si ammazzano, no? Se diciamo la verità. Più di quello che te possono fare. Più che ammazzate, che te possono fare. Se ti ammazzano, qual è il problema? Temete colui, non quelli, che oltre che a toglierti la vita fisica, ha il potere di gettarti nella Geenna. Lo dice Gesù, non lo dico io. Quindi teniamo queste cose, teniamole ben presente e facciamo nostro questo insegnamento appunto dal brano di questa sera. Possiamo mettere punto, cari amici, Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga, e laudentur Iesus et Maria.